Come sapete, la presidenza brasiliana ha immaginato soprattutto tre temi principali per questo summit. Il primo di questi temi è relativo alla lotta alla fame e alla povertà. Il presidente Lula ha lanciato un'alleanza contro la fame e la povertà, alla quale l'Italia ha aderito, in linea con il nostro lavoro fatto durante il G7, particolarmente con la Puglia Food System Initiative, che era un progetto, un'iniziativa internazionale soprattutto per difendere la sicurezza alimentare, particolarmente nei paesi africani. Chiaramente abbiamo ricordato il nostro lavoro fatto con il Piano Mattei. Nel Piano Mattei, come sapete, agricoltura, acqua nei paesi africani sono alcune delle nostre priorità, e quindi diciamo, su questo abbiamo potuto anche ricordare quanta sinergia ci sia stata tra la presidenza del G7 e la presidenza del G20 di quest'anno. A margine, ovviamente, molti gli incontri bilaterali, come avete visto, con il presidente Lula, sul quale siamo d'accordo a lavorare su un nuovo piano d'azione per aggiornare il nostro partenariato strategico, che dovremmo firmare in occasione di una mia prossima visita. Io ho incontrato il principe ereditario dell'Emirato di Abu Dhabi, con il quale pure abbiamo parlato soprattutto del rafforzamento della cooperazione in termini di investimenti. Ho incontrato il primo ministro canadese Justin Trudeau, prossimo presidente del G7. Chiaramente i contenuti sono quelli delle priorità canadesi del G7, sono in linea con le priorità italiane. Abbiamo incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi, con il quale abbiamo adottato il piano di azione aggiornato sul nostro partenariato strategico. Era un impegno che ci eravamo presi proprio durante il G7, nonostante i tempi molto brevi siamo riusciti a portarlo avanti. Ho incontrato il presidente della Banca Mondiale, con Banca Mondiale e Banca Africana di Sviluppo abbiamo lavorato per trovare nuovi strumenti per favorire gli investimenti in Africa, quindi un'ottima anche qui collaborazione. E chiaramente c'è stato, spero di non dimenticare nessuno, ma insomma c'è stata occasione di parlare praticamente con tutti i leader.